Signori miei, mentre cercavo nuovi titoli da portare sul canale, ho beccato questo Bunker Simulator, che è praticamente... noi utilizziamo un soldato americano nella Seconda Guerra Mondiale e siamo in difesa di un bunker, a quanto ho capito. E altro non so, ho visto immagini e video e mi è sembrato interessante. Ho pensato, ma come ho fatto a mancarlo in tutti questi anni? Boh, comunque sia, se questa serie vi piace, ragazzi, continuerò a portarla. Quindi mi raccomando, mettete like, un commentino, ditemi che ne pensate. E magari la portiamo anche a termine. Dovrebbe esserci pure il DLC, che vabbè, giocheremo poi in caso, se la serie la portiamo avanti, poi vedremo di giocarla. Comunque, facciamo una nuova partita. Oh, D-Day. Segui il soldato. Ok. È già sparito. Questo devo seguire. Bello morto. Ok, questo è il tutorial, ovviamente. Bello, aspettami per... Ok. No! Poraccio! Chi gli ha sparato? Subito, neanche il tempo di piangere, lo stiamo già perquisendo. Ma che cazzo? Ok, trasferisci la pistola. Ok. Due. Ok. Ok, inventario. Qui prendiamo la pistola. Ho un colpo, non devo mancarlo allora. Oh. Preso! Tiè! Ci metto a posto una pistola con equipaggiamento, ok, messa. Abbiamo munizioni. Si è chiuso il bunker, ma è un horror. Provo a uccidere il nemico in silenzio. Puoi usare il coltello. Quale coltello? Non ho un coltello, c'ho solo munizioni. Ah, magari è qui? Ma è un coltello da burro questo, ma che gli faccio con questo? Ma dai, ma... ti spalmo il pane, ti spalmo il burro del pane. Ma che nori! Oddio! Oddio, magico. Dove lo mettiamo? 3. No, beh, questo gioco è magico, ma stai scherzando? È bellissimo. Munizioni. Metti in uno zaino. Oh, ma scherzi, un'accetta mia, subito. Oh, solo tu hai accesso alle casse chiuse. Ok, ascia. Munizioni. No, ma questo no, nel mio zaino è questo. Ah, nella cassa non c'è nulla, ok, è vuoto, ok. Ma è fantastico, sì. Ok. Dammi. Ottimo, devo metterlo. Ok, ho capito. È capibile. Si capisce. Niente di complesso. C'è qualcuno che sta ascoltando musica. O è la musica del gioco. Carichiamo sta bestia. Oh mio Dio! Cosa stai ballando tu? Ecco, ho smesso di ballare. Ma porca... Ah, ho attivato la modalità streamer. Raga, praticamente mi... i simboli, ovviamente, del nazismo sono censurati, perché altrimenti su YouTube non posso più pubblicare nulla. Bello YouTube come è diventato. Gesù Cristo. Robe storiche non sono più approvate. Manco per il content. Incredibile. Brutto idiota. Prendi. Abbiamo la borraccia, che senso? Non lo so queste cose che mi servono a fare. Grazie. Qua sono tutte scorte di cibo. Ok. Boh. Non so cosa devo fare, raga. Continuo, vabbè. Ovviamente continuiamo. C'è un nemico ancora rimasto nel bunker. Non so dove. Non so dove. Ma c'è un ultimo soldato nemico, sempre se quell'uno rappresenti quello che pensi. Probabilmente sta ballando. Ah, il pisciatoio cagatoio, bello. Oh no, la granata! No, vabbè, si è fatto saltare in aria, non ci credo. Ah no, che coglione. E ha conquistato il bunker, prestigiosi adesso dei 4 soldati nemici. Ok. Qua non posso uscire. Ok, dobbiamo perquisire le salme dei 4 soldati nemici. Non avevano tanto, credo. Non lo so. Magari granate, roba che sia. No, è bellissimo, ma scherzi. Munizioni, questo è CC. No, queste sono mie. Pirla, è il mio zaino questo. Munizioni, mais. Prendiamo le seconde. Non lo so se mi servono per aumentare la cipolla. È sempre ben accetta. Per me è la cipolla.
Ok, vediamo. Ok, il grammofono l'abbiamo spento. Vediamo lui. Aveva un po' di cibo, nient'altro. Oh, poraccio. Mi spiace. Però è andata così. Ok. Per chiudere il pallino della missione, ok. Usa stazione là per riuscire i compiti del giorno. Ma sono da solo in difesa di questo bunker, ma scherzi? Cioè, ce la farò comunque, eh. Voi mi conoscete, sono un pro. Però... Usa gli auricolari per... Ok. No! Boh, prendi. Come faccio a... Ah! E ricevi un messaggio. Ok. Cioè, ma serio, dobbiamo decifrarlo? No, pirla, no! Che cazzo di messaggio è? Come faccio a cancellarlo? Ah, ok. Allora, trattino. E3. Oh, ok. Ok, mantieni il bunker più lungo possibile. Le forze arriveranno soltanto quando saremo entrati in contatto con il resto delle forze americane. Cosa? Sei ferito? Curati. Cerca un bandaggio. L'alcol e le compresse per rigenerare pienamente il tuo livello di vita. I bandaggi fermano anche l'emorragia. Magico. Magico. Aspetta, non è il caso di buttarle qua. Vabbè, lasciamole lì. Che vi devo dire? Andiamo, va. STG44, abbiamo tutto. Ok, che devo fare? Compresse. Bandaggio. Che devo fare però? Solo il bandaggio blocca del tutto l'emorragia, solo con l'intelligenza. Ok. Metti in uno zaino. Rigenera un piccolo livello di vita alla salute. Va bene. Mi curo allora. Ok. Prestare e nascondere l'orologio. Puoi spiegare il bunker e andare a dormire. Sei libero fino alle 6 del mattino. Ok. Allora, qua abbiamo parecchie munizioni, pezzi di ricambio addirittura. Sono ubriaco marcio, non era, diciamo... Vabbè. Allora... Non lo so onestamente, fammi vedere un attimino l'inventario. Questo usa munizioni 7,92 per 57. Ne abbiamo 7 però. Quindi dobbiamo prendere 7,92 per 57. Queste diciamo che sono l'ideale. Io vedo roba. Ok. Andiamo. Dove posso dormire? Madonna, posto poraccio. Mi spiace. Ma dove devo dormire però? Cioè, non capisco. Ah, ok, me l'ha segnato, scusate. Scusate! Cioè, quindi devo difendere il bunker solo al soletto con il cadavere di questo qua che marcisce a fianco a me. Quanti soldati nel bunker dormono? Mi sono... Il periodo di sonno c'era fino alle 6 del mattino. Quando dormi i corpi spariscono. Ok, ah, meno bene. Beh, come nella vita reale, dopo tutto. Giorno 1. Usa la stazione radio per ricevere i compiti del giorno. Oh, mi chiedo, sembra serio sto gioco, eh? Non sembrava, ma sembra serio. Sono molto gasato da sta cosa. Allora, la stazione radio. Dove cavolo era? Posso usare anche questa? Oddio, che sto facendo? No, no! Lascia! Vabbè. Dov'era? Non mi ricordo dov'era. Per ricevere i compiti. Minchia, è dietro. Torno avanti. Devo prendere dimestichezza con il tutto, ovviamente. Era qua. Ok. Ricevi il messaggio di cifra, oh mio Dio. 4. Corretto. Il nemico in qualsiasi momento saprà di aver perso il bunker. Difendi tre obiettivi strategici principali. Difendi il bunker dal fuoco. Difendi la radio. Non farsi ammazzare. Ah, ok. Cos'è sta roba? Accendi il fuoco nella stufa. Quantità 1. Che cazzo? Ok, quale stufa? Questa stufa? Questa è una stufa? Non so cosa diavolo sia.
Poter cucinare. Ah, possiamo anche cucinare. Questo non è legna, scusami. Quanto accendere? Devo pulire il forno. Accendo il fuoco. Magico. Ma è bellissimo. Ma stai scherzando? Non pensavo fosse così figo. Se fosse una merdata, no? FSI. Mescola la pietanza. Il cibo bruciato porta al fallimento della missione. Ok. Quale pietanza? Dove... Che cazzo devo mischiare? Che vuol dire mescola la pietanza? Non so manco che devo fare! Friggi qualcosa, usa la padella, ok. Cosa possiamo friggere? Patate? Carne in scatola, direi. Ok. Come la mescolo? C'è un cucchiaio? La mescolo con le dita? Cioè, giusto per sapere. Barra azzurra. Ah, ok. Quindi mescola con le mani lui. Bravo, bravo. Un vero duro. Noi, cioè, fuori c'è il casino, c'è la guerra. Noi siamo qui a cucinare con molta tranquillità. Ok. Niente di complesso. Sembra che stiamo bollendo il nostro piscio, non lo so. Ok. Dai. Missione completa. Mangia. Ecco la mia regola. Il cibo cotto calma la fame meglio di quello crudo. Ah, davvero? Un pasto crudo calma la fame meglio di un pasto cotto. I posti dei libri di cucina sono più abbondanti. La zona, la borna, la vita cominciano... Ah, ok. Quindi dobbiamo tenerlo ben nutrito. Mi interessa. Sta molto bello. Sì, ci sta. Caffè. Per versare l'acqua del bollitore, cos'è? Quella contenuta nel secchio nella caraffa. Ho visto un secchio da qualche parte, ma non era, diciamo, il massimo. Oddio. Caffè per il reggimento, questo. Ah, ok. Andiamo piano. Sto finendo la legna, non vorrei dire, ma... C'è il libro di cucina, raga. Non ci credo. Fantastico sto gioco. È bellissimo. Ci diamo la cucina. Ok. Uno è il caffè, uno è il tè. Un caffè. E questo. Ah, il caffè. Ok, non ho capito. Sì, ho capito. Uno mi fa il tè, uno mi fa il caffè, ho capito. Era chiaro. Rigenera l'energia. Bevi. Allora, il caffè, il tè, la cioccolata rigenerano lievemente il livello di energia. Quando dormi la rigenerano... Vabbè, anche qui se ovviamente evitiamo di farlo dormire o altro, giustamente lui rischia di crepare. Ma d'accordo. Voglio sparare qualcuno. Lo stato delle tue armi presso le postazioni difensive. Necessità di pulizia. Distrutto. Ammunizioni finite. Ok, devo usare il set di riparazione per le armi. Figata. Ricordo averlo visto da qualche parte il set di riparazione. No, no. Ricordo di averlo visto. L'arma è danneggiata. Devo ripararlo. Ok. Pezzi di ricambio. Magari questo? Aspetta un attimo. Aspetta, non voglio fare cagate, no? Questa è rotta? È danneggiato, ok, quindi questo lo ripariamo. Olè! Quindi questa è aggiustata, mancano le munizioni probabilmente. Andiamo a riparare le altre. Chissà quanto dobbiamo sopravvivere qui. Sono molto curioso. Non possiamo uscire? No, non devo ripararla. Non era per ripararla, era per uscire, per dire. Vado a riparare... Boh, un'altra arma? Servono anche le munizioni, servono. Questa è rotta. Vedi, devo riparare anche l'arma, quella che è fuori. D'accordo, queste le ho riparate. La 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 la.
Questa è carica, 75 colpi su 75. Guarda le munizioni. Ma qua le teniamo vicine, raga. In caso servono, siamo belli carichi. La creazione di fortificare. No, ma non volevo fortificare, sta sereno. Questa è una mappa. Ok, qua è riparato allora. C'ho anche le munizioni. Qui cosa c'è? Mi serve un altro kit di riparazione. Munizioni 20 e 30. 20% 38, è per questo, no? Cannone antiaereo, raga. Questo sembra andare. Non ha problemi. Cioè, è fantastico sto gioco. Cioè, il mio sogno. Ma stai scherzando? Come avete fatto? Perché nessuno di voi me l'ha mai accennato sto gioco? Ma state scherzando? È bellissimo, raga. Vado a fare il pieno di roba. Non posso spegnerlo. Ma non posso spegnere. E devo fare anche il pieno di legna, cagate così. È figo, è super da organizzare sta roba. Adesso usciamo fuori e ripariamo le altre armi. Vediamo. Perché in realtà... No, in realtà questa non è da riparare, o sì? Oddio, non so se era da riparare o pulire questa. Perché ho preso questa visuale strana? È in ottime condizioni. Ok, allora servono magari delle munizioni. Questo me lo riporto dentro. Forse servono solo delle munizioni, raga. Sì, perché tutte le armi sono riparate. Una manca semplicemente la pulizia. E tutte le altre servono le munizioni. E basta. Caricata RMS. Ok, l'arma è carica. Teniamo questo qua, si sa mai. C'è il cannone che ha bisogno di munizioni. E anche l'altra. Bisogna delle munizioni. Tanto la situa è tranquilla. Cioè, io spero di non dover difendere tutto questo da solo perché sarebbe una follia. Una follia. Oh, bello questo. Pulisci. Vedi, questo è da pulire. Clean. Ok, questo è da ricaricare anche. Fantastico. No, caricalo per Dio. Come lo carico? Vabbè. Bello carico. Ok, manca l'altra arma da ricaricare. Questa è carica. Qua spero non ci siano mine. Spero con tutto il cuore. Ah, giusto, era l'MG42 che era da queste parti. Olè! Usa la postazione radio per inviare un messaggio. Tempo fino alle 6 del mattino. D'accordo. D'accordo. Cioè, questo è... Siamo ai livelli di Supermarket Simulator, ragazzi. Fantastico. Allora, la radio era da questa parte. Invia il messaggio. E che cazzo devo dirgli? Ah, ok. 1 e 2. Ok. Allora, G è... G. Oh, scegli un premio per il completamento delle missioni del giorno. Oddio, lo riceverà durante. Che cosa possiamo chiedere? Madonna, un premio. Non lo so. Cibo ne ho. Cosa mi può servire? Adrenalina, mina antiuomo, munizioni. Forse utensili e pezzi di ricambio? Binocolo, baionetta. Ma non è la più pallida idea, raga. Raccogli cenere. Salsiccia. Cioccolato al latte. Boh, non lo so. Forse i pezzi di ricambio? Vabbè. Riceverà una consegna durante la missione. Riceverà le consegne sotto forma di lancio aereo. Ritira il rifornimento paracadutato. Ok. Carne cruda, cioccolata! Mangio. Ok, abbiamo un po' più di energia. Facciamo quella cuocio, mi sa. Puliamolo. Ci facciamo... Oddio, è vero.
Facciamoci un tè. Ok. Va a cagare. Okay. Non so perché è acceso lì, però ok. Ok. Vorrei essere un pochettino più ordinato. Così. D'accordo, andiamo a dormire allora, no? Io ho fatto tutto. Dormi. Non so cosa abbiamo lasciato fuori, non ho lasciato nulla, è tutto nei bunker. Sveglio invertebrato! Come sveglio invertebrato? Dormi. Fino alle 6 del mattino posso dormire, no? Oddio, usa la stazione radio per ricevere i compiti del giorno. Ricevi. Password da decifrare. Cazzarola, oh. Siamo 8. Olè. Abbiamo subito gravi perdite. Le nostre truppe anfibie sono ancora sparse per la penisola. Abbiamo ancora occupato la maggior parte degli obiettivi. Di procedere alla torre del bunker. Ottieni nuovi livelli di esperienza. Credo che per riuscire a cambiare la prima passo prima che scada il tempo. Ok. Ammazzali tutti. Usa la postazione MG1. Scusa, qual è la postazione MG1? Cristo. Andiamo alla mitragliatrice, va. Li facciamo secchi appena arrivano. Peccato che non posso puntare bene. Dove sono? Eccolo, eccolo. Fin! Ma sfilato il bastardo. Ma il colpo. Manca uno. Eccolo, eccolo. L'ho visto. Cazzo, scarico! Ole! Easy! Ok. Devo prendere anche il cannone per farli fuori, ma vabbè, chi se ne frega. Questa è una mela, me la prendo io, grazie mille. Nascondi il corpo. Non ho niente in mano, ok. E di rifornimento dobbiamo farlo anche da questi cretini. Questo lo prendiamo, dai, può tornare utile. Grazie mille. Nascondi. Grazie mille. C'era anche una granata. Grazie mille. Non dovevi. Anche munizioni, povero. Ok. Questo. Ma no. No, dai, non ci credo che non me lo dà. Ma c'è un cecchino, ma scherzi? Non è giusto, però. Guarda un po'. Ma dai, non è giusto. Che scam. Che scam. Che scammoni. Nascondi. Ok. Ci sono le mine. C'è un cartello che non mi piace, bro. Vediamo. Ho tirato giù un altro, qua un altro paio in realtà, questo non è nulla. Poi ci lascia le munizioni del suo fucile. Grazie. Ok. Credo di aver seccato tutti. Prossima missione, ritiro il rifornimento paracadutato. Invieremo il bombardiere nel giro di un'ora, osserva il cielo. Lo sento. Lo sento ma non lo vedo, c'è il sole che mi acceca. Eccolo! Dove cazzo l'ho lasciato? Eccolo, eccolo, eccolo! È lì in fondo. Bellissimo, ragazzo, gioco. Lo posso dire che è bellissimo? Mi piace l'idea. Per quanto sia graficamente molto... Vabbè, di certo non è un capolavoro graficamente, però... Vi dirò, non è male. Mi piace. Mi piace. Il problema è da che parte...
Ah, ok, me lo sta segnando. Tengo il fucile, sono sempre in una zona di guerra. Potrebbero esserci i crocchi da qualche parte qua intorno. Ok. Che stavano sparando a me? No. Cioè, spero di no. Missione compiuta. Oh, ho trovato! Cazzo, che rumore. Oh! Pippino! No, non gli spara, dai. Anche se vi giuro che vorrei farlo. Oh, bella roba! Guarda, c'è andato anche un lanciarazzi! Oh, cazzo! Bastardo, m'ha preso! Ok. Mentre facevo il rifornimento, non so, mina... Cos'è questo? Anticarro! Ma che cazzo, ma ce n'è altri?! Cazzo! Non sto sanguinando, vero? No, mica ragazzi, ho troppa roba. Boh. Posso mangiarla questa? Sì, tanto devo mangiarla per forza. La cipolla buonissima. Aspetta. No, no, non me ne frega niente, devo buttare qualcosa. Che butto! La cipolla se la mangio non è che sta male, non vorrei che... A parte l'alito. No, no, ok. Preso tutto, raga. Sono rallentato in una maniera bestiale. Ma voglio andare a vedere cosa avevano questi cretini qua. Che mi hanno fatto le imboschiate. Questo è un pezzo di aereo. Dov'è? Meglio perquisire sempre i corpi, insomma. Eccolo. Compresse. Boh, da che? Non lo so. Raga, non ho spazio. Cazzo da fare, non ho spazio. Vediamo se magari l'altra munizione almeno. Se ce la facciamo stare le munizioni, davvero? Eccolo. Sono rallentato in una maniera bestiale perché c'è un bazooka. Guardalo! Bendaggi. Dai, no, i bendaggi mi servono però. Cosa posso buttare? Borraccia, strutto, fagioli. Mi serve tutto, raga. Non posso buttare nulla. Posso buttare che è proprio inutile. Cioè, butto queste, guarda. Purtroppo butto queste. Bendaggio mi sa che è un po' più utile. Ok. Devo tornare al bunker, raga. Sarà una lunga scampagnata. Scusa, ma se prendo delle compresse cosa mi fanno? Giusto per sapere. Cioè, alcune cose dobbiamo impostarle bene. Perché servono, cioè ci servono assolutamente e devono essere pronte all'utilizzo. Tipo le compresse, se io le prendo. Ah, completamente la vita. Ok. D'accordo, quindi se non stiamo sanguinando possiamo utilizzare le pillole, d'accordo. D'accordo. È stata una giornata molto fruttuosa. Prossima missione, però aspetta, prima devo sistemare un po' l'armamentario. Allora, dove le piazzo alcune cose? Cioè, bazooka, roba del genere, dove le piazzo? Le posso buttare qua? No, non lo so, è un po' una merda buttarle così, però. Neanche le munizioni. Scusa, ma posso mettere dentro una cassa? No. Però vabbè, poggiata già così va bene, ecco. Così va bene. Vabbè, già ci stiamo muovendo meglio. Aspetta, butto anche gli altri razzi, assolutamente. Vabbè, potevo buttare in altro modo, ma ok. Ok. 8. Allora, abbiamo un sacco di cibo che dobbiamo rimettere in cucina. Ci abbiamo tutto sistemato così. Guardate come sono... Guardate come sono ordinato. Ok. Altro cibo. Compresse. Ma, compresse non è che mi servono. Cioè, me ne tengo un paio, ecco, ma non tutte. Assolutamente.
Devo mangiare a breve. Compresso dove le posso tenere? C'era la... il magazzino. Potrei tenere in magazzino volendo. Questo non è il magazzino. Però le potrei anche tenere, tanto non occupano spazio. Direi di cucinarci qualcosa, signori miei. Cuciniamo qualcosa. Ok. Allora, cosa ci cuciniamo? Cos'è questo? Boh. Patate. Forse abbiamo fatto una cazzata. Ok, aspetta. Arrosto di carne bovina. Perché non cuoce? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Oppure... no, dimmi che ho sbagliato. Ah, no, devo cuocere, ma sono un coglione. No. Vabbè, ormai. Ormai, raga. Ah, caffè. Devo ordinarmi tutto. Guardiamoci di girare sta roba. 3, 2, 1. Ok. E poi accettiamo il prossimo compito. Azioni 1. Oh, ok, lasciamolo da parte. Dobbiamo berci qualcosa in realtà. Aspetta, però che ho già capito. Ci facciamo un tè. Un tè, George. Un tè con le cassatelle. No, non qui! Bevi. Ok. Vediamo il prossimo compito. Spacca la legna, vedi? Quantità 1. Se non c'è legna, cercala nel bosco. Ve l'ho già detto, ragazzi, questo gioco è fantastico. La pistola, no? Io la butto. Non ne faccio nulla. Banco da lavoro. Posso pulire le armi? Bellissimo. Ottieni un riso per pulire gli esiti più in fretta. Ok. Allora, possiamo ottenere la pistola. Non è che... questa la dobbiamo pulire decisamente. Non lo so quanto era a livello di pulizia, ma meglio pulirle queste armi. Ma non voglio che si inceppino e facciano altri scherzi. Ok. Queste armi vanno bene. Vediamo questo. Ah, giusto. Questa dobbiamo liberarcene. Lasciamola qua. Vanno bene anche qua. Tanto al momento non ci servono. Queste cose possiamo muoverci anche più agilmente. Quanto peso portiamo? Non tanto. Abbiamo una mina anticarro, munizioni. Per la mitragliatrice abbiamo lascia. Ci siamo portati. Questa, la Luger. La Luger. La Luger la mettiamo qua. Beh. Non so perché la voglio mettere qua. Ok. Poi abbiamo due cose di munizioni. Anche questo magari, non è che c'è bisogno che ce li portiamo tutte dietro queste robe, meglio metterle un po' in zone, ecco, in zone a random. Fucile lo rimettiamo qua, la pistola mi pare che non abbiamo munizioni perché abbiamo solo armi. Aspetta che lo facciamo, prendiamo questa. E questa la mettiamo qua. Ok. Perché di questa ce li abbiamo i colpi, vedete? Se la situazione si fa male, si fa male. Che cazzo dico? Se la situazione diventa una merda, almeno possiamo difenderci bene. Ora usciamo fuori. No, no, ho sempre la paura che c'è qualcuno, non so perché. Ok. Ok. Spacca la legna, spacca la legna, spacca la legna, spacca la legna. Però dobbiamo cercarla anche nel bosco la legna, ha detto. D'accordo. Questa la portiamo dentro. Vedi, qua non ce n'è legna, quindi... che mi devo portare questa dietro e andrò a tagliare la legna? Cosa? Questa la prendiamo. Devo prendere proprio i cosi di legno. Questi li posso tagliare, ad esempio? Questo lo lascio qui. Abbiamo in realtà abbastanza legna. Devo andare a mandare un messaggio. Ma scusa, questo che serve? Devo pisciare qua, no? Allora. Ah, forse questo? Questo possiamo tagliare? Cambia la bandiera. Oh! Italia. Via. Cos'è, una U o un 4?
L. Ok, scegli un premio di completamento. Ma non lo so onestamente, guarda il premio che vorrei. C'ho tutto. Cioè, c'ho tutto, raga, veramente c'ho tutto. Sono anche il cibo, forse i bendaggi. Magari questi possono continuare a servirmi, ecco. Ok, esperienza crittografia. Come la ottengo l'esperienza crittografia? Puoi esplorare il bunker e andare a dormire sei libro fino alle 6 del mattino. Ok. Oddio, macerie. Posso levare le macerie? Che cazzo? Ma fantastico. Che oddio, ma scherzo. Ma è impossibile. Oddio, posso davvero liberarlo? Piega un casino. Ma che pro. Questo si era fatto saltare in aria. Fantastico. Ma il tempo scorre comunque. Sì, sto scorrendo comunque il tempo. E devo dormire e tutto. Fantastico. Ce la farò mai a liberarlo. Chissà qual è il punto. Oh, vabbè, bellissimo sto gioco. Bellissimo. Allora, ragazzi, facciamo così. Io vado a dormire. Tanto qua la situation con le munizioni è un po' così. Infatti butto un caricatore, lo butto qua. Meglio tenerne uno da parte. Questa è la postazione G. Ecco, vedi, MG Stand 1. Da qua potevo beccarli. Devo ricordarmene di questa postazione, che è la MG1. Per evitare di andare fuori allo scoperto, preferisco rimanere dentro il bunker, ovviamente. Noi ci vediamo con la prossima parte. Io spero e credo vi possa garbare questo titolo, perché mi sta garbando un casino. Noi ci vediamo con la prossima parte, ragazzi. Però dovrei andare a dormire. Non so se scatta già una nuova missione, perché non so se può salvare il gioco. Non vorrei perdere progressi. Quindi vado a dormire direttamente. Ok. Signori miei, ci vediamo col prossimo Let's Play. Il momento di imparare a innescare le mine. Bene, lo faremo nel prossimo episodio.